Allora, tutta l'iniziativa è partita da alcune famiglie che fanno parte del circolo Santa Caterina d'Europa, il circolo che si occupa del gas oltre la spesa, che ci hanno chiesto tramite email e comunque anche parlando nei vari incontri che abbiamo avuto, ci hanno chiesto se si poteva acquistare il parmigiano delle zone terremotate. Da questa idea, quindi, che parte proprio dalle famiglie, abbiamo iniziato a vedere quali erano le possibilità e quindi abbiamo contattato personalmente caseifici che nel sito del Consorzio del Parmigiano Reggiano erano segnalati tra i più colpiti dal sisma. A quel punto abbiamo contattato la presidenza delle Agli di Modena, che ci ha spiegato che loro erano invece in grado di portare avanti tutta l'operazione proprio perché si occupavano con i loro volontari anche dell'estrazione del parmigiano, del taglio, del confezionamento, e soprattutto le Agli di Modena ci hanno offerto, fra virgolette, la spedizione che hanno organizzato loro e fatto loro a spese loro. Il lavoro delle Agli di Modena è stato quindi sostanziale in tutta questa grande operazione, perché chiaramente loro si sono occupati con dei volontari di tagliare, di frazionare il parmigiano. Questo spiega poi perché ci sono stati problemi nelle quantità dei singoli pezzi, cioè perché un pezzo era magari da 800 grammi piuttosto che da 1,2 kg. Questo è accaduto perché appunto non c'erano i macchinari adatti per portare avanti tutte queste operazioni, che peraltro, ricordiamoci, sono state portate avanti in un tempo in cui le scosse si stavano ancora susseguendo abbastanza frequentemente, quindi anche il lavoro non poteva essere lineare, diciamo così. Quello che dobbiamo immaginare è che tutta questa operazione evidentemente enorme e il grazie che ci è arrivato da Modena è stato altrettanto caloroso ed enorme, vi possiamo assicurare, è stata tutta portata avanti dai volontari di Modena in una situazione di assoluta emergenza e continua emergenza, e dobbiamo immaginare che si trovavano davanti un edificio, un caseificio completamente a terra, quindi anche il disguido di avere del formaggio più o meno stagionato è stato dovuto al fatto che le forme di parmigiano erano completamente nel caos, essendo caduto tutto, la raccolta fatta a mano dai volontari è avvenuta in modo ovviamente casuale, cioè si tirava fuori quello che si poteva tirare fuori. Deve essere chiaro però che, come è chiaro dal marchio che è impresso nella buccia del parmigiano, che si tratta di tutto di parmigiano reggiano, che non è arrivato però, e questo giustifica il fatto che fosse denominato come formaggio da pasto, è tutto parmigiano che non era arrivato però alla maturazione finale, questo anche dovuto al fatto che il bollino che si mette ogni tot di mesi per certificarne lo stato di maturazione, purtroppo era arrivato immediatamente dopo alla scossa di terremoto, quella che ha poi tirato giù tutto. Quindi mancava questo bollino, per cui mancava la denominazione ufficiale, però si trattava esattamente di quelle forme di parmigiano. L'aiuto che noi abbiamo dato non è stata, questo ci tengo particolarmente a dirlo, non è stata un'offerta, non abbiamo fatto un'offerta a questi caseifici, noi abbiamo acquistato il parmigiano, e questo è quello che conta e quello che serve realmente affinché queste aziende possano ricominciare a camminare con le proprie gambe, a riassumere i propri dipendenti e a riprendere attivamente il lavoro che stavano svolgendo prima del terremoto. La quantità di parmigiano che abbiamo ordinato alle Agli di Modena è di 2.900 kg, per un totale di 30.315 euro, una cifra enorme che noi onestamente non ci aspettavamo e di cui siamo fieri e orgogliosissimi. Proprio grazie a questo, a questa quantità enorme di parmigiano, il GASP ha contribuito con 1.340
45 kg, però ci sono altri circoli come per esempio la CEA che ha contribuito con 1157 kg. Allo stesso tempo invece un'altra persona all'interno di Unicredit ne ha raccolti 227.000, la protezione civile un centinaio e poi ad esempio c'è la parrocchia di Santa Galla che è la nostra vicina di casa al punto famiglia di Via Camperio, hanno raccolto 239 kg. Qui stiamo parlando di una quantità molto al di sopra e questo in qualche modo ha giustificato anche poi il ritardo che c'è stato nelle consegne perché chiaramente il nostro ordine a Modena era quello più grande e ci è voluto diverso tempo per portarlo a termine. Chiaramente i ritardi hanno creato disagi anche alle famiglie che avevano fatto il loro ordine e che se lo aspettavano prima di partire per le vacanze. E abbiamo quindi comunque deciso e voluto mettere a disposizione la cella frigorifera del GASF, tenendola accesa tutto agosto proprio per permettere il ritiro sia a chi ancora era a Roma e desiderava farlo subito e sia a chi lo ha fatto poi al rientro dalle vacanze.